minaccia un reato illuminante. Mi date un cane da spuma in un gatto intromedario, un intromedario in un cane. Io ho scritto poema con 14 milioni e 25 miliardi di resti di baciate, suonate, sgravate. Primo atto un morto, due feriti. Secondo atto due morti. Terzo atto sono morti tutto quanto. Produttore, registi, persone che passavano. Io sono anche un poeta, infatti posso dire rotto in questo mio cuore, rotto e fra le mie strapongo sopra sotto come straccia a pezzi donne dell'arma lor. Amor che non amato, amor perdona, se tu le mani ben ti sei lavati, do il mio cuore dentro una biscia, foce, si incroscia, incroscia la coscia, luce la croce, cresce, esce, ripace, pace, poce, pesce, con la biscia un vento bisciò. Amore che ore c'è sta frappane, è stato un fa la primatina e se ne va per l'erico bonda, ammesso che oggi do biondo, bella bionda. Chi sono io? Io sono il Petrolini. Il grande Petrolini, il grande che morì a 55 anni con l'ultima battuta. Pensate che venne il prete, lui moribondo per l'estremunzione, guardò il prete e disse, il prete aveva l'olio santo, lo guardò e disse: adesso sì che sono fritto. E morì con l'ultima battuta, che poi Proietti ha riportato bene, il grande Petrolini. Adesso naturalmente il teatro non è solo comicità, ma è anche dramma, ed è per questo che volevo fare un monologo di William Shakespeare, la scena seconda, atto terzo, quando entra Marcantonio e va verso i suoi concittadini e fa: amici romani concittadini, prestatemi orecchio, sono venuto a seppellire Cesare, non a farne l'elogio. Il male che l'uomo fa gli sopravvive, il bene spesso resta sepolto con le sue... Che cazzo sta dicendo? Che stiamo passando una cosa... Però guardate come cambia. Se io dal monologo drammatico, no, ci metto qualche comico, qualche personaggio che fa ridere, un buon giornalista tipo Luca Giurato. Luca Giurato che fa il male che l'uomo... Vai, Luca. Il male che l'uomo fa gli sopravvive, il bene spesso un bacione sulle labbra a tutte le donne con la lingua. Io vi voglio bene, non faccio più una mattina perché a furia di alzarmi presto mi sono rincoglionito. Grazie. Facciamo lui quando veniva, ci manca, devo dire, perché adesso prima era combattivo, poi ha avuto l'infarto, poi si è fermato, poi non si è capito più niente, però lo voglio ricordare quando veniva a Roma. Benvenuto in Terronia. Sapete il cane di Bossi come si chiama? Run Teru. Non ne capiti tre, tu sei svizzero, passa che stai vicino. La differenza tra un barattolo di cacca e Bossi, un barattolo. Allora le capite là. Passatela, non arriva. Ho visto una signora vicino a una fontanella, vicino a Varese. Ho detto: sciura, non bere perché l'acqua è avvelenata. La signora mi fa: cavi dritto, giovino, è buona. Il sogno di Bossi, se Maroni potesse avere un fratello, perché così potrei dire la Lega ce la duro con due Maroni così. Allora facciamo un politico, prendete esempio, bambini, dovete essere come lui da grande, l'unico che sa parlare, Antonio Di Pietro. Si vede quando parla, no? Per esempio gli occhiali in mano, lui sempre, pure quando fa la popò, c'ha sempre gli occhiali. Ma questi c'hanno... E quando i poveri innalzavano i lamenta, e la menta si alzavano, perché quando uno diretti si dice, no, disse, vabbè, come si dice, no? Potete che ci azzecca, perché è la questione del pulcino pio, che l'anno scorso ne hanno parlato tanto, no? Che il pulcino pio si mangiava la gallina, e la gallina si mangiava il gatto si mangiava il dromedario, e il dromedario si mangiava quello, tu dici che ci azzecca, che è la coppa, sì, per Berlusconi, che si mangia tutto, e basta! Abbiamo nominato Silvio. Se c'ha sempre questo genere di critiche. Ecco, sono contento che sono qui al Bahia, sono contento. Ecco, il solito comunista che sta parlando al telefono con la maglia rossa, comunista, ellenista. Che cazzo è, mannaggia, che cazzo stai andando? Che cazzo? Passa, che cazzo è? Che cazzo? Passa. Chi stai parlando? Ma che se ne fotte tuo cognato, tu stai a cavo, chiamo cognato! O cognato? Cognato quando chiamano? Cacci di soldi?
cioè sto dicendo Silvio Berlusconi, però lui c'ha Silvio, lui c'ha, ecco, lui è di Napoli, so che ho avuto tanti voti, 100 euro a persona. Ecco, però quella maglietta rossa non la voglio più vedere. Ecco, se leggi Repubblica, Repubblica va contro Silvio Berlusconi, una persona onesta. Sapete che Berlusconi come quando fa l'amore? È così? Ancora? Ancora? Dammi un bacio? Piano perché mi sciogli il trucco? Ancora? 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 E piano perché c'è lì Emilio Fede che ci spia, è gelosissimo. Lo sapete perché Emilio Fede non ha peli sulla lingua? Forse perché Berlusconi non gli ha... Che sanno la lingua, Gasparri, mi piace Gasparri quando parla. Sapete, ma Gasparri dice: ah, questa è una cosa molto semplice, qua bisogna cambiare la politica, perché io sono andato. Uguale, di l'altra voce applaudi, però uguale. Lo faccio qua. Ah, questa è una cosa molto semplice. Uno mi ha più, sono andato a Salumiere per me comprare mezzo chilo di mortazza. Sono andato lì e mi ha fregato, e c'aveva il posto di Che Guevara. Questo è un comunista, deve fare una brutta morte. Poi c'è lui, il satanico. Voglio fare ministro delle sette sataniche. Vi trombo tutte. Il satanico, la rossa. Ministro della difesa. Io volevo fare l'attacco. Avete preso? Afghanistan non riusciva a pronunciarlo. Diceva: sono andato in in Afghanistan. Qua c'è Alemanno, ma c'è morire Alemanno. Mi dispiace che purtroppo, anche perché ha sistemato tutta la famiglia, Caccea, ma non sapeva più cazzo da sistemare. Allora Alemanno era così, dice: chi è di Roma? Chi è di Roma? Allora Roma, tu dici, non so, ex sindaco, cosa ha fatto per Roma per le buche, no? Lui faceva così: Alemanno, le buche? Allora, già questa domanda, lei è comunista, perché allora, come intendo sconfiggere le buche? Anzi, come intendevo, il problema delle buche si sconfigge coprendole. Arrivederci. Non ti spiegavo mai niente, Alemanno. No, devo dire, però per fortuna, cazzo, ci sono io, i romani, cazzo, perché non mi avete votato? Perché gli svizzeri, non sono tutti gli svizzeri, sono andato in Svizzera, Argo, come cazzo è, sono Marco, Argoria, io sono andato in Svizzera, me l'hanno detto gli svizzeri, in Italia ci abbiamo 90 testate nucleari, vi giuro, hanno detto: voi in Italia mettete le targhe a terne per paura dello smog, avete 90 testate sul culo che potete saltare da un momento all'altro. Mi viene la TLC svizzera, mi viene l'America, di Grillo, ti diamo 4 ore, parla di tutto, di economia, di tutto, mi viene la RAI, dice Grillo, le daremo 3 minuti, basta che lei non parla di economia, inceneritori, chiesa, politica e mafia. Ho detto: non mi passano 3 minuti, mi passa 1 secondo. Vaffanculo! E te ne rimangono anche 2,57, capisci? Io sono qua, allora, io vado per i bambini, cazzo. Non ci avete un futuro, quanti anni hai, piccolina? Quanti anni hai? 5? Hai già 13.000 euro di debito, lo sai, piccolina. Loro nascono col debito, perché prima... Dov'è quello col telefonino? Ti sistema, fammi passare. Allora io. Prima, cari bambini, voi non erediterete più niente se questi non muoiono. Perché tu prima, cazzo, quanti anni hai tu, piccolino? 48. Prima morivi a 40 anni. Allora, morendo a 40 anni, questi ereditavano la pentola di grattare le palle. Poi, se con le mani dice: cazzo, devo morire, come cazzo fa? Dammi le luci in sala qua. Capisci? Prima loro, ma pure tu, Berlusconi, cazzo, devi morire, c'hai 74 anni. Allora, se voi non morite, questi non ereditano, capisci? Allora, prima morivi a 40 anni... Tu magari hai avuto la baby pensione a 35 e ne paghiamo, perché il governo deve pagare, non c'è più un politico, Letta è morto, Berlusconi ha fatto la campagna elettorale romani, lo sapete come ha fatto, Berlusconi ha detto queste parole con Alemanno: allora io per la campagna elettorale tutta la munezza che avete a Malagrotta la trasformerò in figa, ok, perché io queste cose le faccio, grazie. Avete dato il voto, ve lo siete ripreso, cazzo, abbiamo restituito 42 milioni di euro.
avete nel PD, avete Fassino, che io quando vedo mi gratto le palle. Fassino, l'uomo a dieta perenne, avete visto, sembra un gremlins. Fassino ha fatto la pubblicità del tonno Rio Mare, dice faceva il tonno, no, faceva il Cristino, cazzo. Vuole andare per l'ONU nei paesi africani come rappresentante. Ma voi immaginate Fassino che va in Africa, gli africani